Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Sono in lavanderia, devo sistemare, come potete vedere qua c'è un caos tremendo, davanti ancora di più, ma sono qui perché volevo farvi vedere una cosa che ho comprato ieri da D-Mail. Ultimamente, ovunque mi giro vedo soluzioni in silicone per la cura della casa e anche della persona, cose che però ho bisogno di ponderare prima di acquistare e che quindi ancora non ho acquistato, ma che acquisterò nei prossimi giorni e probabilmente vi farò vedere cosa ho preso. Ma ora volevo farvi vedere questi. Allora, questi sono delle protezioni in silicone per spazzolini. Voi sapete che noi usiamo lo spazzolino elettrico, ma quando andiamo in vacanza abbiamo gli spazzolini. E quest'anno, per esempio, negli spazzolini che avevo comprato il kit da 3 da DM, non avevo trovato le protezioni in silicone, cioè protezioni per lo spazzolino. Ho trovato queste, vi faccio vedere questo spazzolino, uno spazzolino che utilizzo per andare a pulire casa, ma insomma ve lo faccio vedere giusto per farvi capire come funziona. Ho trovato queste, erano in offerta, le ho pagate 2,70 euro invece che 5,40 euro. Sono molto carini, sono fatti a pesciolino e hanno praticamente la ventosa per attaccare lo spazzolino al piano. Si apre, si infila lo spazzolino così e rimane, ops, sulla mano ovviamente non può rimanere, e rimane così, anche quando andate in vacanza così. Potete appoggiarlo, non dovete per forza farlo andare a contatto, insomma, con schifezzine varie. C'erano solo delle tonalità dell'azzurro, non c'erano altri colori. Ve li faccio vedere tutti insieme. Intanto li vado a mettere via perché questi li devo riporre. E quindi c'è azzurro, verde acqua, questo turchese e questo azzurro un pochino più chiaro. In fotocamera questi due colori sembrano uguali, ma vi assicuro che non lo sono. E dicevo, ho visto anche spugne in silicone per lavare i piatti, ma soprattutto spugne in silicone per la persona e comunque le prenderò. Allora, ieri qui c'è stata una tromba d'aria e noi non siamo rimasti illesi. Io purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, vedetela un po' come volete, sono andata in ufficio a Milano, quindi intorno alle 11 c'era un buio pesto, stava per venire il temporale. Mi chiama Alessandro e mi dice: "Mamma, mi raccomando, oggi non uscire per pranzo perché qui c'è una grandine esagerata." Che sarà mai? Dopo 5 minuti mi chiama mio marito e mi dice che il pino marittimo che abbiamo in giardino è crollato. Fortunatamente è crollato dalla parte del giardino della casa a fianco, senza fare disastri a persone in particolare, né tantomeno ai vicini. Stamattina ieri poi mio marito ha chiamato subito il giardiniere, stamattina è venuto e ha tolto l'albero, insomma, l'ha tagliato. Adesso abbiamo tutta la legna lì in giardino, poi vi faccio vedere una clip, però. E questo tempo davvero sta facendo dei disastri. Tra l'altro, poi mentre tornavo a casa ho sentito che le province di Monza Brianza erano state quelle più colpite da questa tromba d'aria. Ha rotto sedie, ha rotto palette, cose che erano fuori, però insomma, ripeto, non ha fatto danni a persone e quindi va bene così. Vado a sistemare, farò una sistemata veloce oggi un po' perché settimana scorsa l'ho fatta bella profonda, ma anche perché ho necessità di fare un po' di cose. Devo andare a ritirare il mio libro in biblioteca, i libri di Federico che sono arrivati da Esselunga e fare un po' di spesa. Volevo comprare una pianta perché voglio sostituire l'anturium che, poverino, non ho capito, ha il fiore rosso ma tutte le foglie intorno si sono seccate, lo volevo mettere nell'ospedale delle piante, anche perché l'ospedale delle piante dà grandi soddisfazioni. Io avevo una stella di Natale che era più di qua che di là
E invece devo dire che è bellissima, tant'è che ho detto, vabbè, metto l'anturium e sposto la stella di Natale, ma ho paura perché si è proprio ripresa lì, in quel posto, in quella posizione, e quindi non voglio spostarla ora, che poi è un momento un po' delicato perché comunque fa caldo, c'è il ventilatore, accendiamo il condizionatore, e quindi la voglio lasciare lì e magari prendere un'altra piantina. Ho visto che da Lidl ci sono i banani, domani sarebbe l'ultimo giorno del volantino, quindi non so se troverò il banano, probabilmente non lo troverò, però insomma faccio un giro anche da Lidl e niente, mi metto a sistemare e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, vi faccio vedere l'albero caduto, questo è quello che il giardiniere ha fatto. Come potete vedere, è caduto nella proprietà di là della signora e ha rotto la recinzione che dovremo andare a sostituire. Ho contato i cerchietti e del tronco sono 50 cerchietti, non ricordo un cerchietto a quanti anni corrisponde, adesso lo guardo su internet e poi vi faccio sapere, ma se anche fosse un anno era qua da 50 anni quest'albero. Ok, allora ragazzi, è il giorno dopo e io sono nella mia lavanderia. Sono in lavanderia, ieri poi alla fine sono riuscita ad andare da Lidl, non ho trovato il banano, ma ho preso altre due piantine, una alla Lidl pagata 3,99 € e un'altra al Selunga che dopo vado a mostrarvi. Tra l'altro la mia orchidea sta mettendo ancora due steli, ma non lo so, fiorisce anche in autunno? Non lo so, perché continuano a crescere ogni giorno sempre di più. Allora, sono qui perché volevo parlarvi di alcuni prodotti Amazon che ho comprato in questi giorni e che mi sono arrivati in tempo lampo. Tempo un giorno mi sono arrivati e io non ho un account Prime, ne abbiamo solo uno, ce l'ha mio marito. E queste compere le ho fatte io perché lui non aveva tempo, insomma, quindi le ho fatte col mio account e le ho fatte arrivare in un locker di modo da non pagare la spedizione, perché io quando seleziono di ricevere i prodotti Amazon, che possono essere ricevuti quindi più piccoli rispetto a, che ne so, una cassettiera, non pago la spedizione. Allora, cosa ho preso? Allora, ho preso questi schermi protettivi per il telefono, ce ne sono due all'interno, ovviamente sono in vetro temperato, l'ho preso per il telefono del lavoro perché, che poi è quello che utilizzo per registrare tendenzialmente, perché mi si era rotto ed ero stufa di vedere, insomma, mi dà fastidio il telefono rotto, quindi ve li volevo mostrare perché in realtà li ho pagati pochissimo, li ho pagati 5,45 €, vi lascio comunque sotto i link, mi pare, ma meno di 6 euro sicuramente, e ce ne sono due all'interno. Poi, cosa voglio farvi vedere? Allora, avete visto che a gennaio la mia mamma mi aveva regalato questo smartwatch per Natale, uno smartwatch che avevo comprato io, con i suoi soldini, ovviamente, su Amazon, e non ho preso uno Xiaomi, un Oppo, un Samsung, no, ho preso quello che ho cercato telefoni e ho preso quello che mi piaceva di più come caratteristiche, come forma e soprattutto come cinturini. È arrivato corredato da un cinturino in acciaio argentato e da due cinturini, se vi ricordate, uno azzurro e uno fucsia. Io adesso, in questo periodo che fa caldo, quello in acciaio non lo utilizzo quasi mai, e quindi avevo sempre su o il rosa o il fucsia, anche quando magari ero vestita di verde. E allora mi sono detta, Monica, ti servono dei cinturini basic, cioè dei cinturini che puoi mettere anche se hai altri colori addosso, che diano un po' meno nell'occhio, e ho preso questo nero in silicone con la doppia chiusura. Io ho un polso molto piccolo, però devo dire che non mi dispiace. E poi ho preso questo, ve lo faccio vedere, color blu, vedete? Allora, quello che volevo
dirvi è che all'inizio sono un po' impazzita perché ho cercato proprio cinturini per SDDC, che è il nome del mio orologio, e non sapevo se fossero giusti. Poi ho trovato dei cinturini compatibili con Samsung 2 cm, 20 mm, e ho visto che dietro aveva, prendo questo perché non ho voglia di toglierlo, aveva la chiusura come i due cinturini che avevo già. Quindi aveva questo, vedete, questo pezzettino qui, adesso ve lo giro, ve lo faccio vedere bene, che si solleva e va a fare il giochino di far rientrare il filetto qua di metallo. Quindi ho detto vabbè, li provo, male che vada faccio un reso, e invece devo dire che sono perfetti, quindi posso sbizzarrirmi eventualmente comprarmi anche di altri colori. Per ora no, perché dovrei essere a posto così. Li ho pagati 9,90 €, vi lascio giù sotto tutti i link. Adesso vi faccio vedere le piante e poi vi saluto. Ok, allora la prima pianta che ho preso è questa, è molto carina, è quella che ho preso da Lidl a 3,99 €, una cente qualcosa, non ricordo esattamente. Adesso è qui nell'ospedale delle piante, ma vado a portarla al posto di quella che deve venire di qui perché poverina non ce la fa più. Vi faccio vedere invece la stella di Natale, si sono seccati i fiori rossi, ma lei sta benissimo, era bellissima prima che partissimo per le vacanze, anche i fiori rossi non erano secchi, ma mi ero dimenticata di metterla dove mio suocero è venuto ad annaffiare le piante. Quando sono tornata l'ho trovata un po' secchina, qua vabbè, ok, queste sapete, aspetto a buttarle. Adesso vado a fare il change e vi faccio vedere la pianta che invece ho preso da Esselunga. Allora, la pianta che invece ho preso da Esselunga è questa, questa aloe vera, vedete, è un prodotto italiano, l'ho presa da mettere in questo vaso rosa che poverino non aveva ospite, e quindi ho deciso di prenderlo e di mettere dentro questa piantina da lasciare qui sul tavolo. Ok, allora ragazzi, io come al solito vi ringrazio per aver passato il vostro tempo in mia compagnia. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, se non vi è piaciuto mettete un dislike, lasciate un commento se siete passati per caso sul mio canale e non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e attivate la campanella. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.